Rieccoci con il nostro appuntamento quotidiano di ieri, oggi e domani. Ben ritrovati e ben ritrovate anche a Lily Einstein. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Lily. Questa volta partiamo da quello che è successo ieri sera, la proiezione di ieri sera, lo secret screening, e questa volta è stato un film che è uno dei più grandi film della storia del cinema mondiale, ma che è legato con Locarno perché questo film era già presente nel primo concorso del primo festival della prima edizione del 1946, Roma città aperta di Roberto Rossellini, e tra l'altro fra pochi giorni potremo vedere anche Germania anno zero a completare due punti di quella che è una trilogia. Sì, in effetti abbiamo voluto presentare questo film che, anche essendo una pietra miliare così importante della storia non solo del cinema italiano ma anche mondiale, stranamente non era mai stato riproiettato al Festival di Locarno dalla prima edizione proprio nel 1946. E quindi questo è a tutti gli effetti una seconda volta che qui per il cinema italiano è stata una piattaforma di rilancio per tantissimo, per la stagione del neorealismo ma anche per quella dopo, e anche a Locarno 2020 ci sono stati tanti film che abbiamo riproposto italiani del grande cinema italiano, penso a Comizi d'amore di Pasolini ma anche In nome del popolo italiano di Dino Risi. Sì, sono due film importantissimi e che io amo veramente molto. Il film di Pasolini fu presentato proprio in concorso nel 64 al Festival di Locarno. Fece questa inchiesta sulla sessualità degli italiani. È anche un film molto profondo sulla cultura e lo spirito italiano, e anche un film molto ambiguo e molto forte sulla menzogna. Anche il film di Dino Risi parla di questo ambiguo rapporto tra verità e menzogna, ed è un film che ha un taglio politico di una forza e di una potenza veramente impressionanti. Questo fatto di questi film del passato non per forza non vuol dire che non ci siano dei collegamenti con anche film piccoli del presente, perché Locarno anche nei confronti del cinema italiano va a cercare nuovi autori. C'è questo cortometraggio oggi di Liliana Colombo che anche questo a suo modo ha un bel taglio politico. In effetti questo corto, anzi mediometraggio, perché dura 39 minuti, è un film estremamente forte sulla situazione che noi stiamo vivendo, che anche a suo modo molto contemporaneo, con una narrativa lungi da questo cinema classico o più o meno classico di cui stiamo parlando, comunque prende da forse Dino Risi più o meno inconsciamente e Pasolini questo taglio ironico. E questi sono alcuni dei tanti legami che si possono creare tra i film che sono proposti in parte a livello fisico, in parte a livello virtuale in questa Locarno 2020, e noi ti ringraziamo Lily come sempre per questi tuoi ingredienti che ci distribuisci ogni mattina. Grazie Lorenzo e buona giornata a tutti voi.